Ciao a tutti da Marco Rinaldi, siamo in compagnia di HTC Titan per fare una particolare prova, ovvero il dubbio che sorge a tutti nel pensare all'acquisto di questo dispositivo è: ma entra in tasca? E per scoprirlo proverò per voi una serie di pantaloni presi dal mio guardaroba e vedremo se il dispositivo entra più o meno agevolmente in tasca. E ringrazio ovviamente l'ufficio stampa di HTC per averci mandato questo dispositivo e ringrazio ovviamente la stufa che mi permetterà di non morire di freddo. Proviamo intanto con i jeans che ho in questo momento addosso, sono dei jeans mediamente comodi. Abbiamo il nostro dispositivo. Lo inserisco in tasca senza alcun problema e anche sedendosi non dà fastidio. Passiamo quindi ad un jeans un po' più stretto. Questo jeans è abbastanza stretto e vediamo. Proviamo a mettere il telefono in tasca. Ci entra. Riesco anche a sedermi e non ho particolare fastidio. Certe volte se si gira un po' male puntella un po' sulla coscia, però basta spostarlo un attimo con le mani e tutto va bene. Tuta, ovviamente ci entra, però balla un po', è abbastanza pesante. Passiamo quindi a dei pantaloni decisamente stretti, sono dei classici pantaloni neri. Andiamo a provare se il dispositivo è in tasca. In questo caso dobbiamo aiutarci con l'altra mano per allargare un po' la tasca, però a questo punto riusciamo a inserire il dispositivo. Una volta seduti, il dispositivo ha un po' fastidio in tasca perché è molto compresso sulla coscia e tollerabile, ovviamente, però va detto. Questa è la vera prova dura per HTC Titan. Questi pantaloni sono strettissimi. Vedremo se riesce ad entrare in tasca. Proviamo senza aiuto. Sì, ovviamente un aiutino della mano sarebbe meglio. Infiliamo il dispositivo. Ci entra per un pelo. Se la tasca fosse stata poco più piccola, sarebbe fuoriuscito un angolino del dispositivo. Proviamo a sederci. E devo dire che dà meno fastidio rispetto ai pantaloni neri che ho provato prima, perché evidentemente questi qui hanno un tessuto un po' più elasticizzato. Tra l'altro, se giro, se quando mi siedo, automaticamente il dispositivo si mette obliquo. Se dopo esserci seduti lo giriamo, seguendo la forma della coscia, non si sente praticamente. E per concludere, ovviamente un bel gessato. E su questi pantaloni eleganti le tasche sono molto larghe, quindi mettiamo il telefono con estrema comodità e sedersi, nemmeno a dirlo, neanche si sente. Quindi, promosso su tutti i pantaloni. Fatta eccezione per i pantaloni dal tessuto un po' rigido e le tasche piccole, dove magari il telefono puntella un po' sulla coscia. E non è nemmeno molto adatto per chi, non so, deve correre, perché balla moltissimo nelle tasche della tuta. E potrebbe anche, non lo so, forse volare via, magari se si corre a ritmo sostenuto. Con questo è tutto, spero di esservi stato utile. E un saluto a tutti da Marco Rinaldi.